Ciao ragazzi, benvenuti in questa nuova live reaction Milan Empoli. Sono qui con Steve. Ciao Steve. Ciao a tutti ragazzi. Emozione, sensazione, sensazione. Oggi sarà un sabato tranquillo per i tifosi rossoneri, perché fateci caso, le statistiche alla fine conteranno pure qualcosa. Fin qui non siamo mai praticamente stati tranquilli, quindi secondo me anche un po' perché la vita, tutto il creato è ciclico, anche il Milan è ciclico, e quindi ogni tanto una giornata di relax ce la dà, quindi oggi me la sento proprio in cielo. La tesi è finita, si comincia. Sai, vogliamo fare un pronostichino? Tra poco c'è anche il pronostichino di Anthony. Lo mettiamo su un foglio? Sì, io l'ho scritto. Non voglio farmi condizionare da Anthony con il pronostichino che ascolteremo tra poco. Vorrei che fosse tutta farina del mio sacco. Ma dobbiamo dirlo o lo teniamo scritto? No, lo teniamo scritto. Eccolo qui. Leao sembrerebbe ispirato. On fire! Allora, guarda qua, caro Steve. Guarda qua. Voglio ingolosirti quest'oggi. Ah, incredibile. Da notare che lui stesso scrive cagata 1, cagata 2. Cari signori, è arrivato il momento forse più atteso della live. Il pronostichino di Anthony. Oddio. Ciao Dani. Ma cosa? Non farmi cagare addosso per una palla persa a centrocampo. Ti ricordo che l'ultima volta che è successo con il Bratislava è andato in porta, però. questo è vero. Ciao Dani, allora il mio pronostico per questa sera è Milan-Empoli 3-1. Attenzione, sorrisino di Steve che secondo me ha pronosticato la stessa cosa, conoscendo di quel sorrisino avrà un sé, lo scopriremo a fine live, perché diciamolo, anche io e Steve abbiamo pronosticato un... posso vedere il fogliettino gentilmente, grazie. Ok. Oh no, cazzo, ma sei, sei un coglione, ma sei un coglione. Ero convinto fosse girato dall'altra parte, cazzo. Ma quanto ti conosco che io ho riconosciuto il sorrisino, non riesci a fingere. Non è neanche riuscito a fare più di tanto. Bello. Oh. Forse era anche fuori gioco, no? Di Morata? Secondo me no. No, era buona. L'ha toccata! Che parata, peraltro! Ero convinto che fosse uscita. Ha dato il corner. No. Oh! Poteva pure passarla! Sì! Bello! Morata! Sì! E tra l'altro, grande percussione di Emerson Royal. E verso Royal oggi sta giocando una partita secondo me buona. Chi, scusa? Royal. Ah, Emerson! È il football Royal! Possiamo dirlo? Calcio champagne per il Milan. Jasi, un ricordo che fa ancora male. E se non sbaglio Jasi segnò in quella partita dove ci fu la porcata arbitrale, che poi era l'anno dello scudetto però. Già, sì! No, metti il cesso, perché è giusto che ti prendi le tue responsabilità, metti solo del cesso. E intanto, signore e signori, grazie mille a Lorenzo Rossetto, a Davide Bognolo e a Martina. Abbiamo sbloccato la prima battuta di Anthony, accolta con un bello sbadiglio da Steve, che rende l'idea di ciò che ci aspetta. Chiedete scusa a Emerson Royal, dice invece Martina. Ma perché dobbiamo chiedere scusa? Guarda qua come si è fatto saltare Zucca. Oddio, mamma mia. Noi è pazzesco. Noi dobbiamo per forza concedere. Se segniamo poi dobbiamo concedere. Come giudica l'attacco dell'Empoli un balbuziente efficace? No, ti prego, non dire che questa è carina. Con quella faccia lì. E fica cace, fa ridere. Ma cos'è che fa ridere? Ma poggia qui, poggia! Ma poggia, là c'era Reinders! E dai, Pulisic!
Più che altro perché sembra sempre che pensiamo più alla giocata personale. Cioè, cazzo, questa è da appoggiare. Sì, ma sì, si era visto. È vero questo, se l'appoggia. Dai, si era visto. Qua proprio sbagliato clamorosamente. Perché poi queste cose le puoi pagare, perché poi magari prendi il gol, poi si complica. Cazzo, qui andavi 2-0. Se Rangers non faceva cagate lì. Però obiettivamente lì era proprio in corso. Se gliela dai piano piano, sì, la piazza proprio facile. Davide che ha fatto una gran chiusura. Royale! Non è deviato, ma torna indietro. Sogno il gol di Royale. Anch'io, cazzo. Sono Schiro che gli chiede scusa dopo averlo fischiato. Ingiustamente. L'unica volta che Emerson Royale sta giocando bene non si vede un cazzo. Pensa che destino infelice. Oh! Oh! E lui sì, bello, 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 sì, bravo Tigi. Ancora più bello. Sì, sì, questo è ancora più difficile. Quanto sei bello, Renders! Con quel ciuffettino all'alfa, alfa. Mamma mia, che bello. Cosa? La battuta di Anthony sta arrivando. Sta arrivando, eccola qui. Fammi ricordare sempre dove. Ok, okay. La serie non si sa mai, no? Il giocatore dell'Empoli più visto nei ferramenta. Viti! Vabbè, cioè, se, allora, se Cacace era bella, questa tutto sommato non la butto via. Mi fa morire che Royal vuole sempre la palla per poi passarla sempre all'indietro. Che si sbraccia, cazzo, dammela, dammela, che chissà che cazzo devo combinare. E poi passaggino a gabbia. Zio, là. Oh, la miseria! Dio santissimo! Mi ha ricordato Mino Marcelli! Mino Marcelli! Zio caro! Cazzo. Mamma che sberla gli ha tirato! Mamma mia! Sì, però comunque tanto, cioè nel senso, tanto spazio, si era visto che era pericolosa. Poi è vero che lui ha calciato da lontano, ma ha calciato senza nessuno davanti. Contro di noi diventano un po' tutti Mino Marcelli, zio caro. Adesso sarà il termine che utilizzo quando uno fa la giocata della vita, no? Giocata la Mino Marcelli, che è tornato ad affettare le bistecche, tra l'altro, dopo quel gollasso. Bello. Ma non sarebbe il caso di fare qualche cambiettino conservativo? Sì. Bello, bello! Mamma mia! Mamma mia, che bello, che bravo Reinders! Che bravo Reinders! Ma hai visto come è scivolato, bravo, bene? Bravissimo, ma bella anche la palla di Fofana che gli ha aperto, gli ha spalancato il campo. Ma anche, cazzo, quando... direi qualche cambiettino, sì. A maggior ragione adesso. Ti immagini che Fofana impazzisce, esulta, si toglie la maglia, si fa munire. Così a caso contro l'Empoli. Non mi stupire. Senza aver fatto lui. Guarda, guarda come tiene la palla incollata al piede, guarda. Perché tutti si aspettavano che aprisse a destra o a sinistra. Bello. Ha fatto anche il movimento giusto Leao che gli ha portato via l'uomo. Sì. Nella fase iniziale che gli ha dato campo per avanzare, poi si è spostato lateralmente e lui è andato al tiro. Ebbene sì, signori, lo devo ammettere. Sei fuori? Sono fuori. 2-0. Dai, 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 fatelo segnare. Pulisic. Ma va a cagare, cazzo, Ciuquese, ma dalla Camarda. Intanto fai sempre la stessa cosa. Guarda che dormiente questo qui, Loftus Cheek. Palla a cercare lui. L'ho provato, cazzo. Cazzo, veniva giù San Siro. Ma tu ti rendi conto? Cross di Emerson Royale, rovesciata di Camarda. Dai, Camardino, dai, Camardino, dai, Camardino. Oddio! Mamma Ebram, cazzo, la porta proprio. Non la vedi, cazzo, incredibile. Va bene, ascoltiamo la Brognica Leottica. Prego, Anthony, prego. Se Diletta Leotta si scopre un seno a bordo campo, come reagisce Malè? Le urla Malè tetta. È bello che l'ha anche detta, ha tentato di dare enfasi perché sapeva che già la battuta faceva cagare.